Roberta De Monticelli è semplicemente una delle figure di riferimento nel panorama filosofico internazionale. Qui a Interpretazione ci ha fatto l'onore di venire due volte, una prima volta nel 2019 quando ha parlato di un argomento a noi molto caro, cioè il rapporto tra Agostino e la musica, rapporto mediato dal pensiero di Jean Hersch. Il secondo anno, per questa Interpretazione 2020, ha parlato invece del rapporto tra Giovanni Piana, questo straordinario filosofo, fenomenologo, poeta, artista, e Giovanni Pascoli. La cosa aveva delle risonanze anche musicali che Roberta De Monticelli ha voluto mostrarci. In qualche modo legata alla conferenza di Roberta De Monticelli è stata un'altra conferenza, quella di Christa Bützberger, studiosa eccellente, legata anche lei al pensiero fenomenologico. Ci ha parlato di Sergiu Celibidache in termini davvero entusiasmanti, spaziando attraverso la storia della musica e della sua interpretazione. È stato particolarmente toccante osservare come da un lato il pensiero fenomenologico sia stato a noi elargito da un punto di vista etico e filosofico da Roberta De Monticelli e dal punto di vista percettivo come pilastro costruttivo di una eccellente interpretazione da parte di Christa Bützberger. Sempre in qualche modo legata a queste due conferenze, senza legami strutturali, ma come dire, a posteriori ben ricostruibili, è un'altra conferenza, quella del professor Marcello Ghilardi, che insegna estetica presso l'Università di Padova, con un'attenzione particolare all'area sino-giapponese. Il professore ci ha voluto regalare una bellissima conferenza sull'ascolto del paesaggio nella pittura inchiostro cinese, un luogo in cui il vuoto precede, diciamo così, e fonda ontologicamente il pieno, un luogo in cui la percezione vive di chiaroscuri, di tanti altri elementi che la conferenza illustra perfettamente e che non anticipiamo. Ciò che ci preme sottolineare è l'urgenza, anche interpretativa, di confrontarci anche con civiltà, musica e pensiero extraeuropeo. Grazie. Vediamo se funziona tecnicamente la cosa. Ringraziare intanto Margherita Anselmi per avermi invitata, Roberta Monticelli per aver segnalato la mia presenza. E vorrei ringraziare, stavo proprio anche in quest'ultimo intervento riflettendo sulla enorme fortuna che mi è capitata in questi giorni di sentire una serie di interventi che sono come quasi sono tutti correlativi a quello che ho da esporre io. Iniziato ieri con una stupenda relazione sulla cultura cinese del professor Ghilardi, che ha esposto principalmente i criteri fondamentali dell'approccio fenomenologico di Sergiu Celibidache, come, soprattutto come lo praticava con noi studenti, cioè quello che noi dovevamo apprendere. Adesso mi dispiace tanto perché ci sono tanti ragazzi che non l'hanno sentito, cercano di in qualche maniera di fare dentro il mio intervento qualche riferimento subito all'inizio. Funziona? Oh, funziona, allora benissimo. Finisco. Poi c'è il secondo intervento che ieri che riguardava la materia mia era proprio quello sulle proporzioni di Leo Battista Alberti, e questo posso poi allacciarlo anche al discorso che stamattina il professor Ballardini ha fatto proprio in questa connessione con Schoenberg. Naturalmente il discorso sulla libertà è poi essenziale nella nostra condizione di musicisti. Questo era, anzi, Celibidache diceva sempre che facciamo musica proprio per diventare liberi e che soltanto da essere liberi riusciamo a fare musica. Per cui questa, diciamo, queste due polarizzazioni sono al centro. Adesso che la cosa funziona. Sì, allora incominciamo con questo brevissimo
video è l'inizio della quarta sinfonia di Anton Bruckner, realizzata dal maestro Cyrillake a Monaco nel 1983. Ho scelto questo perché credo che qui possiamo, come si dice, saltare in medias res, fin dall'inizio. Guardare subito ancora la seconda volta e vi prego di osservare che cosa è molto particolare in questo inizio, nel modo come si pone Cyrillake di fronte a questo avvenimento, a questo inizio di un divenire sonoro. Questo inizio che non è altro che una cadenza iniziale. Forse la cosa molto particolare, non so quale, questo inizio colpisce come lui non dà alcun attacco. Cyrillake non attacca. Se ricordiamo la lezione ieri del professor Villardi che diceva che il pittore ascolta, il pittore cinese, ascolta il paesaggio. Ecco, esattamente quello che Cyrillake fa qui. Lui ascolta il paesaggio. Questa è la partitura, non si potrebbe mai da questo risalire a quello che abbiamo appena sentito, no? È un'astrazione pazzesca. Naturalmente, l'altro aspetto caratteristico di questo personaggio, che si rifiutava di fare dischi, cioè queste erano registrazioni fatte per la televisione proprio dell'orchestra, perché se no non gli davano abbastanza prove, allora era una specie di compromesso che faceva, che permetteva ogni tanto una registrazione video di qualche suo concerto, ma lui si rifiutava di fare i concerti perché forse avete notato quando lui fa questa prima pulsazione, è soltanto questo, l'impatto. È un fatto, secondo la sua visione, del tutto intersoggettivo, cioè semplicemente il sincronizzarsi su un evento, con la prima pulsazione, un primo impulso, sulla registrazione sembra che l'orchestra inizia più tardi, perché suonavano così piano, io l'ho sentito dal vivo, cioè erano, chiedeva ai violinisti e all'orchestra di archi di fare il tremolo, che è indicato qua tremolo, non sincronizzato come vedrete su moltissime, tra l'altro se cercate altre interpretazioni,
sentirete un fittizio tremolo. No, lui chiedeva una frequenza individuale, che ognuno tirasse l'arco in un altro tempo rispetto al suo vicino, fin quando nasceva questo suono quasi dal nulla, questo suono che il microfono non riesce a captare. E fra l'altro, era col buffo nella registrazione, cioè nella seconda registrazione, lì manca addirittura l'intera battuta. L'orchestra era ancora migliorato, lui era ancora migliorato nella realizzazione di questa, cioè praticamente si cominciava soltanto a tremare l'aria, quel tremore di cui ha parlato ieri il professor Ghirardi nel suo attraversare, che il pittore si fa attraversare dal paesaggio. L'unica cosa che c'è che fa è dare questo il polso, lo chiamava, la pulsazione. E lui diceva che questa è l'unica cosa che troviamo in un brano, nel materiale, nel momento che suona. Cioè praticamente il cuore che batte del brano. Nel momento che, però attenzione, non è una stazione, non prima, nel momento preciso che incomincia a suonare. E se volete, lo trovate su YouTube, se lo volete rivedere a casa, vedrete che nel momento che si sposa il suono degli archi con il corno che entra, ecco che lì leggermente si modifica quello che noi da fuori, abituati al metronomo, al tempo come un parametro fisso, dato che dobbiamo osservare, no, invece questa pulsazione, siccome ci vuole tempo per via della Klangfarbenmelodie, perché c'è uno sposalizio a livello di armonici, ne parleremo più in là, ecco che quel momento è il tempo di molteplicità che nasce in quel momento, che deve essere ridotta in un flusso. Utilizzo adesso già la terminologia tipicamente fenomenologica. Ecco che questo momento richiede un adattamento del direttore, non una sua volontà interpretativa che si impone adesso all'orchestra, ma la coordinazione fra i vari fattori che in quel momento stanno nascendo. E questo approccio è completamente nuovo. Ci saranno stati direttori forse anche molto più grandi, dicevi anche, ma questo punto qua è quello che ha colorata la specifica visione sua in correlazione alla musica. Visione che cercherò adesso di dipanare un pochino, e alla quale ho dato nome nel mio intervento, come utopia della Wesensschau, cioè l'utopia della visione dell'essenza del fare musica. E che è un'utopia in quanto pretende da chi collabora, in questo caso fra il direttore dell'orchestra, nel discorso per lui molto importante dell'insegnante, fra lui insegnante e discepolo accogliente, questa sincronizzazione. In questo caso ha trovato un musicista straordinario, questo cornista che suona all'inizio, e forse di tutta l'orchestra era il musicista che più aveva capito che cosa c'è di guida, a che cosa mirava. Ho imparato personalmente enormemente da lui, perché aveva una fenomenale tecnica, non una cosa meravigliosa, ma una tecnica che non era mai di tipo meccanistica, era meccanicistica, era una forma di presenza totale corporea in rapporto con lo strumento, che in quel momento lasciava accadere, cioè mettersi a nudo a disposizione di quello che accadeva. E sempre all'interno di questa visione mi piace raccontare un episodio proprio con quest'artista, che si produsse in occasione di una prova della Ottava Sinfonia di Bruckner, dove Wolfgang Gack, si chiama l'artista, suonava invece la tuba wagneriana, che è uno strumento inventato Wagner. E in questo, a un certo punto, c'è un quartetto di questo molto delicato, un punto molto delicato di intonazione, molto difficile, e lo suonandolo nella prova in maniera meravigliosa, tanto che Celibidache, che è molto 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 parco di complimenti sempre,
perché cercava sempre di che l'attenzione di questi suoi collaboratori, come li definiva, fosse attenta. In quel momento lui ferma l'orchestra e dice: io devo, sono talmente commosso, è talmente bello come voi suonate, io devo un attimo fermarmi e grazie. Evidentemente il Wolfgang Gack, abituato alla critica ma non alla lode, da quel momento in poi per tutte le prove era soltanto un totale, sempre cru, era talmente emozionato per il, cioè sbagliava. Ed è lì che io ho imparato tantissimo, perché invece di utilizzare la sua esperienza, che è un pianista che nel frattempo ha grandissima esperienza e grandissimo insegnante, anche, invece di usare la tecnica, lui sapeva come fare con le labbra perché non uscisse in quel modo, non lo usava, rimaneva lì, muto, continuava a sbagliare. Cioè, Rivinati non diceva nulla, non lo correggeva, non interveniva. E il giorno del concerto naturalmente uscì una meraviglia che era ancora molto più bella della volta della prima della trova. E questo l'ho voluto raccontare perché ha moltissimo a che vedere con un fondamentale atteggiamento di tipo fenomenologico in correlazione alla musica. Questo, in prima cosa, denudarsi completamente, spogliarsi, certamente ridurre qualsiasi atto all'attenzione, cioè l'intenzionalità soltanto come attenzione a ciò che nasce. Naturalmente, prima e dopo che si suona ci si occupa intellettualmente, farò vedere quali sono un po' le Gesetzmäßigkeit, che usiamo in tedesco, che sarebbe non leggi, sono fenomeni periodici che si presentano a modi normativa, potrei tradurlo molto, molto complicatamente, e questo cerchiamo un pochino di individuare. Ma come prima cosa vorrei parlarvi un secondo di chi era Celibidà e come lui è arrivato, molto molto brevemente, se possiamo andare avanti. Celibidà è nato a Roma, non nel 24 ma nel 12, ma nel 24 lui si trasferisce con la sua famiglia a Iași, il padre prefetto, e lui diceva: sono cresciuto a Iași. Iași ha una ricchezza di valori che hanno marcato la mia vita fino ad oggi, era una capitale della cultura. C'era il più grande ghetto ebraico di tutta la Romania. Il giovane Celibidache, che è intellettualmente estremamente precoce, grandissimo talento musicale, matematico, cioè, tutti pensavano che diventasse matematico. Frequentava naturalmente questi ferventi circoli, e probabilmente per la prima volta entra lì in contatto con la fenologia di Husserl, che Husserl era ebreo, e allora è molto probabile che avesse in qualche maniera già lì conosciuto la fenologia, almeno rudimentalmente. Quando lui, dopo il servizio militare, decide, va dal padre e dice: io non posso fare matematico, io ero già iscritto alla università, io devo fare compositore. Aveva un fantastico orecchio assoluto, era molto apprezzato come pianista jazz nei circoli, tra i suoi compagni studenti, perché sapeva improvvisare benissimo. Il padre però, l'idea che il suo figlio facesse musicista era proprio una cosa assolutamente fuori da ogni cosa, lo mette alla porta, dice: se tu fai musicista, tu che devi andare. Quello non è un mestiere per una persona onesta, rispettabile, non si può fare. Allora Celibidache che prende e se ne va. Ci disse proprio, lui ha avuto la grandezza, dice, il suo padre di mandarmi via e io ho avuto la grandezza di andarmene. Cioè di accettarlo, va a Bucarest e per molto tempo si mantiene suonando e facendo piano nelle scuole di ballo, cosa che poi ritornerà estremamente comodo, sarà uno dei più eleganti direttori per qualsiasi forma di danza. Cosa succede? Lui sente, continua a fare i suoi studi di composizione,
si occupa di Schoenberg, chiaramente si studia Schenker, Heinrich Schenker, dice che a 20 anni aveva tutto in bagaglio di Schenker, insomma è estremamente attivo, ma sente un giorno un brano trasmessogli alla radio di un certo Heinz Thyssen, un compositore tedesco, che fra l'altro era stato lui, Heinz Thyssen, aveva chiamato Schoenberg a Berlino nel 1911-12, si erano frequentati. Lui manda a questo punto un suo quartetto a Heinz Thyssen. Heinz Thyssen è questo signore qua, vediamo il giovane Celibidac, qui che sta, questo è Heinz Thyssen. Gli manda un suo quartetto, Heinz Thyssen gli manda un telegramma, venga qui subito a Berlino. Senza soldi, senza mezzi, senza niente, ci dà che prende parte. Arriva lì, spiega la sua situazione a Thyssen, dice io non ho soldi, non so come fare, non poteva neanche pagare per entrare nella Hochschule. Thyssen gli aiuta a falsificare le carte, lui firma con la firma del suo babbo, si falsifica la firma e riesce a entrare nel conservatorio perché suona benissimo il pianoforte, viene presa anche nella classe di pianoforte dove c'è, io ce l'ho da qualche parte a casa, la cosa gli dicono, insomma sarà un pianista di grandissima, grandissimo futuro. Ma a lui gli interessa la composizione. Studia con Thyssen, studia all'interno del, cioè siamo nella Germania nazista, terribile clima Berlino, anni bui, e per lui molto difficile perché è squattrinato com'è con l'aspetto di zingaro, che era nera così, rischiava in continuazione di essere deportato o rispedito in Romania per fare il servizio militare. E per fortuna incontra il favore davvero di tutti i vari professori, perché lavorava come un pazzo, lavorava giorno e notte, tutti i certificati sono incredibilmente lodativi nei suoi confronti e soprattutto ti scrivono sempre questa capacità lavorativa e l'impegno alla serietà. Allora lo nascondono, lo mantengono, lo mandano da una classe all'altra, quando finisce il pianoforte va a direzione di coro, si fa una formazione assolutamente completa. Per tutti gli anni, sono 36 fino alla fine della guerra, sono tanti anni per frequentare la Hochschule, ma lui riescono a farlo in qualche maniera. Contemporaneamente lui si iscrive a filosofia da Nikolai Hartmann, che è autore di un'importante estetica di diritto fenomenologico, e naturalmente si occupa anche di Husserl. Dice poi in una intervista che insomma era molto difficile procurarsi i testi di Husserl perché in quanto ebreo era naturalmente proibito, e dice questo chiaramente forniva per me un motivo in più per interessarmene, insomma. Un altro caratteristico interessante del suo carattere: non ha mai poi fatto la dissertazione finale, l'ha scritto, ma non ha dato sul dottorato perché avrebbe dovuto scrivere dappertutto Heil Hitler e non lo voleva fare. Per cui ha lasciato questo cioè, non finisce gli studi, rimane eterno studente. L'ultimo, no, c'è ancora due che sono importanti. In quegli anni casca anche l'incontro con il buddismo zen. Incontra per strada questo Dao Yun Zimin, si faceva chiamare Martin Stein, che era un tedesco, che era andato in un banchiere, fra l'altro, che era andato in Cina, e in Cina aveva per 20 anni vissuto in Cina come monaco buddista, e aveva preso la propria ordinanza ed era tornato a Berlino con il nome Dao Yun Zimin, e faceva praticamente, aveva la sua scuola, cioè aveva i suoi discepoli, e Celibidache che sono, diciamo, Heinz Thyssen e Martin Stein, che sono le due figure per lui fondamentali della sua formazione. Stein, che addirittura ha scritto l'unico articolo che è mai apparso sul giornale, sulla Frankfurter Allgemeine Zeitung. E invece di non Heinz Thyssen, credete adesso subito che grandissima influenza avesse su di voi.
Poi ci sono i concerti dei Berlino Philharmonic all'epoca sotto la guida di Wilhelm Furtwängler, e anche lì Wilhelm Furtwängler esercita un'enorme influenza su di lui, in quanto dice, cito a memoria, dice Furtwängler aveva in qualche maniera capito il rapporto fra masse sonore e ritmo, e scorrimento del tempo, e dice questa cosa qua dava alle sue realizzazioni una parvenza di oggettività. Cioè, qualsiasi gesto era come in proporzione fra espressione, massa che veniva nota e tempo che veniva richiesto. E questo ha detto che vi aveva dato enormemente motivo di riflessione su come funziona davvero l'atto musicale a livello di coscienza, anche ricettiva. Cosa ci fa apparire il momento che noi diciamo, ah, è così, cioè, che ci sembra vero quello che appare musicalmente. Dopo ha visto anche dei momenti molto più critici rispetto a tutto, però dice proprio, c'erano questi eventi, citava sempre il passaggio di Schumann della Sinfonia all'ultimo movimento, accelerando, come riusciva a renderlo plausibile in una maniera come non l'ha mai più sentito. Ecco che arriviamo alla fine, grazie, alla fine della guerra. Berlino è ridotto in questo stato. Comunque Berlino Filarmonica non vogliono smettere di fare concerti, li fanno al Palazzo del Titanio, è tutto sbombardato, ma c'è Leo Borchardt che ha preso il posto di Furtwängler. Furtwängler era scappato in Svizzera e poi naturalmente appena c'erano gli alleati è stato colpito da divieto di esercitare la professione in quanto favorito dal nazismo. Questo Leo Borchardt in un posto di guardia degli americani viene ammazzato, cioè gli sparano, lui non è che non si è fermato, gli sparano. E c'è il concerto, il programma e non c'è il direttore. Allora, c'è cioè, che aveva appena partecipato a un concorso della radio, dell'orchestra della radio, del direttore dell'orchestra, lui non voleva farlo, dice, io non volevo mai fare il direttore d'orchestra, ma il mio insegnante, che era Thyssen, diceva, come compositore vorrai di fare, cioè, vorrai pur guadagnarti da vivere, se non puoi chiederlo ai genitori, allora lui dice, e lì l'interessante, dice subito, volevo indagare come mai tutto questo avviene. È la cosa che mi ha spinto di farlo, volevo capire questo arbitrio, come mai. Allora, fin dall'inizio, insomma, in qualche maniera il tarlo, ma esiste la libertà di poter interpretare come voglio o no? Lui dirige questo primo orchestra, il primo concerto, è un enorme successo, e nel 46, nel febbraio del 46, viene eletto a direttore principale. Fino a un tratto caratteristico di Cervidacche, eletto direttore principale della migliore orchestra che era nel Berlino Filarmonica all'epoca, invece di tenersi ben stretto a sto posto, lui si mette subito in moto per richiamare Furtwängler. Cioè promuove presso gli alleati, dice non è vero che era un nazista, non è possibile, lui deve tornare alla sua orchestra, io lo prendo in custodia, ma non voglio che sia la mia orchestra. Questo è proprio il suo testo. Allora, che cosa fa? Aiuta a Furtwängler a passare, perché doveva fare un esame dove dimostravano che lui, la denazificazione. Gli manda tutte le domande, c'è lo scambio di lettere, e torna Furtwängler, ma c'è l'idea che rimane come secondo direttore, cioè rimane alla morte di Furtwängler. Alla morte di Furtwängler i Berlino Filarmonica scelgono Karajan come successore e nonostante che Furtwängler parlasse malissimo, lo chiamava dottor K, favorisce in qualche maniera questa decisione dell'orchestra perché Karajan porta un ricco contratto discografico dall'Inghilterra e c'è l'idea che si rifiuta di fare dischi e per l'orchestra in quel momento, dopo tutto gli stenti che avevano subito durante la guerra e che era naturalmente in quel momento un incentivo troppo importante di benessere materiale.
Ma è successa una cosa prima che ha avuto un'enorme influenza sull'andamento di Cevida, che Thyssen è venuto al suo concerto. Thyssen aveva detto, prima ancora che Cevida fosse direttore stabile a Berlino, che era uno dei suoi direttori preferiti perché l'aveva visto dirigere con delle orchestre di studenti e aveva fatto qualche cosa a Württemberg, se mi ricordo. Ma insomma, Thyssen arriva dopo un concerto e dice: ho perso il mio tempo con un idiota. Brutalmente così. Ed è lì di nuovo un tratto molto tipico di Cevida, che invece di mandarlo a quel paese, se cioè vecchio rifiuto lì, non so fare, lui dice: maestro, che cosa devo fare? Come devo procedere? E Thyssen gli dice: ricomincia da capo, dalle piccole forme. Nelle piccole forme è lì bellissimo, c'è cioè, Cevida che dice questo, che cosa significava? La piccola forma, io posso imparare a comprendere dove sono all'interno dello sviluppo. Cioè, si tratta di un processo che in filosofia viene chiamato divenire consapevoli, o con termine in inglese forse ancora meglio awareness, cioè di diventare aware, cioè come svegliarsi. Mentre stai facendo, molto differente da una cosa che io ho soltanto astrattamente in coscienza. Perché lui dice: io sapevo tutto, sapevo già come mi avrei, però rimaneva tutto esclusivamente legato alla coscienza, invece di essere in questo flusso, in questo divenire consapevole. E allora, questo in una sinfonia di Bruckner non lo posso fare, c'è cioè, troppo molteplicità. Devo incominciare con piccole forme. Se lo imparo qua, dopo riesco a farlo anche nel grande, perché dice: se io ho questo do diesis, in questo do diesis è contenuto tutto ciò che ha portato a questo do diesis, ma anche tutto quello che verrà fuori da questo do diesis, per cui io devo sapere esattamente come ci sono arrivato e devo vivere questo in simultaneità, cioè in quel momento deve essere presente davanti a me nel mio vissuto. Penso che chiunque abbia una certa esperienza in proprio prassi musicale riesce a comprendere di che cosa sto parlando. Allora, questa crisi che, come Husserl dice giustamente, è forse lo stato necessario perché diventiamo davvero filosofi, questa crisi, lui la affronta dopo peregrinando per tutta Europa, Sud America. In Nord America non voleva andare, Sud America, tantissime orchestre, si trasferisce a Roma, sta 20 anni in Italia. È lì che entra senz'altro in contatto molto, molto profondamente con tutto quello che è il patrimonio umanistico italiano, e tutto il mondo che è legato alle proporzioni, perché la sua dottrina, l'abbiamo visto prima, io ho già parlato della pulsazione, cioè la sua dottrina parla poi di ogni unità rispetto a questa pulsazione iniziale che vivo sarà in proporzione, cioè se è più piccola della pulsazione, polso come ciò che caratterizza stabilmente il movimento, che poi in fondo è la struttura della clavicola, quello che caratterizza stabilmente il movimento, ogni cosa viene vissuta, se è più piccola in proporzione più piccolo, o se no, più grande, in doppia proporzione, triple proporzione, ogni cosa proporzionale a questa pulsazione iniziale. Se andiamo avanti, grazie, entriamo nella fenologia pura. Allora, naturalmente lui incomincia a insegnare questa cosa subito, è appassionatissimo di didatta, tutta la sua vita. Diceva che è più importante di qualsiasi altra attività che ha fatto, perché l'unica cosa che conta, che rimane, è nel contatto diretto col discepolo. Quello che tramanda. E parte con queste tue domande. Che cosa è il suono e che come agisce il suono sulla coscienza umana? Se andiamo avanti, le condizioni per poter parlare di suono è che abbiamo un corpo che vibra regolarmente, no? Che produca delle onde isocroniche, diciamo. E poi c'è un organo recettivo, per vedere l'orecchio, e poi la coscienza che prende atto di aver sentito. E su questa praticamente, su questa cosa parte? E la sua domanda è, lo sappiamo adesso, ho già sentito dal professor Ballarini, noi sentiamo.
singolo suono. Un fenomeno lo chiama un fenomeno locale e puntuale. Puntuale perché ci appare come un punto, e locale perché potete benissimo sentire che il suono proviene da qui e non da dietro. Allora, dice, come sappiamo, anche questa mattina ne abbiamo parlato, in realtà non è così. Il suono non è né locale né puntuale. Il corpo che vibra è locale, ma il suono, quando ha raggiunto il mio orecchio, ha viaggiato, per cui non è per quel punto. Non soltanto si è diffuso in tutta la sala, per cui mi arriva da vari punti della sala. Non soltanto, ma lui nel nascere, questo poi nasce, per poi sparire. Adesso non l'ho portato fino in fondo l'esperimento perché abbiamo poco tempo, si lascerebbe fin quando si sente che sparisce. A un certo punto si sente, se lo volete fare a casa, molto bello da sentire. A un certo punto lascia quasi, si sente come un buco, sparisce. E per un attimo si sente questa assenza. Su questa scia, mentre lui sparendo, lui lascia, fa partorire tutti i suoi armonici, che nascono non subito insieme, ma leggermente dopo. E questo è il punto più importante. Abbiamo nello suono stesso una struttura spazio-temporale, perché si propaga e nel tempo. Ma la mia coscienza come reagisce a questo fenomeno? Ne sente un uno. Ed è qui che lui utilizza il termine riduzione. Riduco in un uno. E questo, diciamo, è stato per tanto tempo il tallone d'Achille per dal punto di vista fenomenologico, perché noi sappiamo bene che nella lezione husserliana La riduzione in fenologia sarebbe riduzione eidetica, cioè ciò che ti fa mettere fra parentesi tutto ciò che tu sai e la realtà che ti circonda. Io per tanti anni ho detto: ma perché proprio questo termine centrale? Perché questa crea confusione facilmente. Perché il Russell porta al distacco, il distacco che ti permette di far emergere poi i dati pneumatici e noetici che ti fanno in apodittica evidenza cogliere la realtà o la irrealtà di un fenomeno. Adesso il Cervidà, che questo, utilizzare questo termine senza parlare di distacco, anche se nelle lezioni poi private, a Saluzzo ci abbiamo più dei testimoni, parlava poi di distacco, no? Il distacco dell'ego come quello di cui ha parlato ieri il pittore. Questa dimensione qua, molto tempo ci ho riflettuto, ma improvvisamente ho avuto anch'io la mia piccola illuminazione, perché avviene sul serio quando mi lascio davvero, mi lascio davvero cogliere in tutta la sua mia interezza dal suono. In quel momento sono distaccata, ed è forse proprio questo il problema nelle nostre riflessioni sull'interpretazione musicale. Perché in un certo senso noi possiamo riflettere prima e dopo l'avvenimento musicale, ma mentre sto suonando sono in un'altra dimensione, sono in una dimensione distaccata. Ieri è stata bellissima la reazione della collega Botticelli dopo la sonata, dopo il cristallo, ma certo voi altri, che voi vivete in un altro mondo. Perché? Perché siamo distaccati in quel modo, e lo sappiamo troppo bene noi che siamo, diciamo, concertisti, che in quel momento con la mia volontà interpretativa o col mio sapere o con la mia memoria, perfino con la mia memoria non riesco a intraprendere. Allora, nient'altro che il flagello cerebrale, che prendere atto di quello che si produce, cioè questo distacco dal sapere si produce dal effetto che suona sulla mia coscienza. E l'unica cosa che posso osservare è che dal molto, già nell'unico suono, che è una molteplicità, io invece di sentire molteplici sento uno. La coscienza ha una funzione evidentemente unificatrice. E questo sarebbe naturalmente l'argomento principe. Perché c'è, anche se ne è occupato molto, proprio perché tra Thyssen e Schoenberg c'era questo dialogo, ma questo ci può raccontare. Allora, ogni suono individuale, sviluppandosi per morire, questo lo dicevo molto poeticamente, genera tutta una famiglia. E di questa famiglia devo sapere qualcosa, e devo anche sapere come reagisco. Se continuo, abbiamo questa serie di armonici.
Ieri nella conferenza del professor Ilardi era molto interessante John Battista Alberti e tutti i grandi architetti del Rinascimento consideravano come costruttivi soltanto i primi quattro suoni armonici, cioè l'ottava, la quinta, e poi nell'Alberti lui parla della quarta, cioè che sarebbe il rapporto fra il terzo, cioè la terza nota, il secondo armonico e il quarto, cioè Cervinacchio che lo esprimeva diversamente, diceva la quarta è ciò che resta quando è occupato l'ottava dalla quinta, cioè non appare, perché è molto interessante, la quarta non appare nemmeno in quello spettro che ci ha fatto vedere prima il professor Ballardini, non appare come nota reale, intonata. Il fa intonato non lo troviamo se abbiamo do come inizio. E questo ci porta alla necessità di creare un circolo analogo nell'altra direzione. Se andiamo sulla prossima, le cose che stanno ancora sulla prossima direzione, possiamo andare. Allora, ci porta a dire che un suono è definito nello spazio attraverso le sue due quinte. Se noi abbiamo il do che produce, ecco, questi sono gli armonici, poi c'è questo quinte che è qui in mezzo, poi c'è di nuovo uno giusto, poi c'è uno giusto e poi c'è ancora questo che è l'ottava del quinto, dopodiché tutti quelli che non sono ottave di quelli che sono già apparsi, per noi, per il nostro sistema nervoso, appaiono scordati, stonati. E questo è il principale argomento di Cervinacchio contro la teoria di Schoenberg, che si sarebbero tutti potuti emancipare, perché in realtà non sono quelli che noi utilizziamo musicalmente, gli armonici sopra non vengono più utilizzati costruttivamente, ma diciamo, no, guarda ragazzi, non mi tu stai scolando, non devi parlare. Lo rifiutiamo e questo non c'è un perché, non possiamo dire è così perché è così, lo possiamo constatare che abbiamo in un certo, e sarebbe stata la teoria sul bello dell'Alberti, cioè noi sentiamo questa proporzione come meravigliosa se rispettiamo queste proporzioni, perché non lo sappiamo, ma è così. Allora, questo discorso fa sì che questa nota è definita, sì, che ha contenuto questa sua quinta, ma dall'altra parte viene tenuto lo spazio all'altra quinta, da quella del mondo di sotto, dice quella. Cioè si crea, c'era anche la teoria che esistessero questi armonici di sotto, io personalmente credo che esistano, ma questo non ha nessuna importanza, perché può anche crearsi attraverso un fenomeno di risonanza. L'importanza è che, se andiamo avanti, è la associazione a livello di vissuto. Il termine proviene sempre dal tedesco Erlebnis, che viene lì da Husserl molto acutamente messo correttamente in connessione o con Empfindung, che sarebbe la sensazione, o con Erfahrung, che sarebbe esperienza, ma invece l'Erlebnis sarebbe ciò che vivo nel hic et nunc. E per questo il termine vissuto non è in italiano molto felicemente scelto, ma è tradizionalmente ormai entrato nel vocabolario fenomenologico. Oggi c'è chi tende di mettere vivenza, cioè come neologismo, no? Cioè una cosa che ti dà la sensazione in questo momento. Allora, a livello di Erlebnis, noi abbiamo una chiarissima orientazione su questi fenomeni. Cioè, noi, se partiamo da questo, il momento lo cogliamo come estraversione a livello affettivo. Cioè, se io vi chiedo spontaneamente di fare un gesto corporeo a questo, aprirete le braccia, non chiude, almeno finora non ho mai trovato nessuno che dica. Poi, se torno, lo sento come un ritorno a casa, cioè estroversione e introversione. Questo è meraviglioso all'inizio della sinfonia di Bruckner, no? Non è in questa tonalità, è nel mio modo, ma non mi viene la ragazzi, no? E ritorno giù, e poi le due dimensioni, i due mondi, li chiamavo, cioè il mondo di sopra e il mondo di sotto.
E il legame è che nella nostra vita affettiva si svolge in continuazione fra il presente, fra un futuro e un passato. Qualsiasi nostro affetto è legato o al futuro o al passato. Allora, di nuovo, non un nesso logico, la fenomenologia non cerca in questo senso nessi logici, osserva reazioni della coscienza. Possiamo dire, nel suono è contenuta una struttura spazio-temporale, cioè la quinta appare dopo il fenomeno originario. Di conseguenza è il futuro del do iniziale, il do a sua volta invece del passato. Noi, un centro, diciamo, se noi siamo il do, noi abbiamo omozioni verso il futuro. E lì, se ti ricevi, che è the bite, cioè la cosa dove abbocca la nostra coscienza che viene afflitta da un fenomeno suono, questo suono si muoverà in una direzione, perché se continuiamo a sentire solo il stesso suono, dopo un pochino spegniamo, per così dire, la radio, la tensione diminuisce, dovrà succedere qualcosa e quando succede qualcosa si sformerà uno spazio il quale io accompagno, non intellettualmente, ma affettivamente. Era bellissimo, in fondo, quell'esempio che abbiamo sentito stamattina di Schoenberg è affettivamente ricco, è meraviglioso come lui all'interno di questa strada di un unico accordo riesce a creare, e la melodia nel senso fenologico sarebbe poi effettivamente questa mozione del mio mondo affettivo dietro a questi fenomeni sonori che sono stati concepiti, sentiti da Schoenberg in maniera autentica, noematicamente fondati nella propria affettività e noeticamente poi espresso in questi contesti, con questi strumenti. Ma questa noesi che ci costringerà a seguire questo cambiamento di colori provocherà dentro di noi un univoco noema. E da lì è il legame, ed è lì che diciamo l'idea, poi dicevi là, che di parlare in questo processo di interpretazione è semplicemente come un in più, o come ha detto un altro fenomenologo molto importante che per fortuna adesso viene riscoperto, sempre romeno, Costantin Bujanu, che in qualche maniera musica non necessita di un'ermeneutica in quanto è già di per sé l'ermeneutica della nostra propria coscienza. E questo lo trovo notevole. Allora, importantissimo è che questa cosa di estroversione e introversione sono è della nostra coscienza, o meglio, della nostra vita affettiva, non lo troviamo nel materiale. Però se possiamo sentire questa tendenza all'inizio di quella sinfonia Bruckner, sentivamo qualcosa di uscire e alla fine un arrotondamento di una cadenza, cioè un ritornare sul centro tonale. Precedente, se tu torni un attimo indietro, precedente, ancora un attimo indietro, un altro aspetto molto molto importante è che questo spazio sonoro del quale parliamo è polarizzato. Questa è una fondamentale condizione della fenologia. Cioè l'altezza dei suoni non è soltanto possibilità per noi di distinguere, ma questa altezza è più o meno carica di tensione. Per il semplice motivo, noi sentiamo sotto 16 Hz, per noi è silenzio. Sopra 20.000 Hz, se siete giovani come voi, per noi è 18.000, ma se va bene, 18.000, sopra è silenzio. Ma questi due silenzi non sono uguali, non hanno la stessa qualità. Perché quel silenzio che è sotto 16 Hz sta andando verso il quiete, la corda vibra sempre più lentamente. A un certo punto si ferma. La corda che produce più di 20.000 Hz, 21, quello che sente il cane, che sente fino a 40.000, quella continua a vibrare sempre più veloce, fin quando a una certa velocità produce la luce. Fatto che noi che abbiamo vissuto la quarta sinfonia, per esempio, di Bruckner, con celibità, che nel finale poteva succedere se l'acustica lo permetteva. Voi vedete, a un certo punto, per la combinazione di queste frequenze, che alla fine sono incredibilmente intonati, a quel punto tu vedi una luce bianca nel salone, o anche quando facevate la Jupiter,
Per un attimo, tutta la sala, noi che eravamo in sala, vedevamo arrivare delle, non soltanto gli, come dei fulmini bianchi, perché si raggiunge la vibrazione dell'aria a una tale velocità che si manifesta luce, perché queste sono molecole dell'aria che si muovono. Allora, questa cosa qua della polarizzazione dello spazio, cioè che un suono più alto e più teso di uno più basso, è una scoperta importantissima della quale soprattutto noi pianisti non teniamo abbastanza conto. E che se impariamo a utilizzarlo, tra l'altro sono molto più vivi sugli strumenti storici, sono molto meglio distribuiti. Qui abbiamo l'artiglieria laggiù in basso, no? E per esempio, io ho sentito Vladimir Horowitz dal vivo, lui sapeva sfruttare questo. Lui polarizzava tutte le ottave, non suonava soltanto alla fine, quando era già tutto libero, dava veramente dentro quei bassi, se no li risparmiava. Perché? Proprio per creare quei vari piani corrispondenti alle varie ottave. E questo dava alla sua, diciamo, alla sua inibizione, o alla sua realizzazione, come mi piace a me, per uscire fra esecuzione e quando è l'altro, creazione, realizzazione. Realizzazione dava una potenza inaudita, cioè omino di 85 anni, lo studio di Scriabin, cioè più forte che un'orchestra sinfonica, ma soltanto per sapiente uso delle ottave. E naturalmente tutto il fraseggio ha delle conseguenze, cioè li vi dà che troverete, non lo faccio adesso io al pianoforte perché non c'è bisogno. Chi è interessato può andare oggi su YouTube, c'è molti filmati con lui che spiega queste cose e fa esempi al pianoforte di queste senza coerenti fraseggi, cioè coerenti a questa normativa, a questa Gesetzmäßigkeit del nostro ascolto e della possibilità di decifrarlo o viceversa, ignoranza di queste Gesetzmäßigkeit. Allora, se faccio, cerco di chiudere, avanti. Allora, questa porta c'è lui anche a il fatto della quinta, che abbiamo visto che è il primo armonico divergente, perché il primo e l'ottava è lo stesso, ma il primo differente è il futuro diverso, è la quinta. Questo fa sì che c'è lui che distingue in musica, e questo è molto interessante in connessione con il discorso del professor Ballardini, fra parametri strutturabili e parlare non strutturabile, e questo forse progetta ancora luce sulla intuizione di Schoenberg, che a un certo punto aveva ipotizzato questa clave melodia, però in qualche modo sentiva che la dovevo appoggiare su uno di questi parametri strutturabili. E sono strutturabili sono quelli dove abbiamo il rapporto 2 a 3, che la quinta è nient'altro che il rapporto 2 a 3 matematico, per cui in ritmo, certo, possiamo distinguere i ritmi binari da ritmi ternari, quindi possiamo contrapporre, possiamo fare scorrere in simultaneità. Per cui abbiamo la quinta. Abbiamo nel parametro melodico evidente la quinta nelle armonie, come abbiamo sentito all'inizio della cadenza della sinfonia di Bruckner. Abbiamo anche lì, chiaramente, è tutto legato al cerchio delle quinte, la quinta di sopra, la quinta di sotto, dominante, sottodominante, tutti questi. È tutto legato al mondo di quinte. Ecco, questi sono i parametri strutturali. Naturalmente dopo nelle lezioni, che erano vere lezioni, non erano semplicemente conferenze, le dicevi che ci metteva al pianoforte, si metteva lui al pianoforte 7 ore al giorno. Per cui c'erano moltissimi esercizi che ci affinava l'ascolto per questi parametri, per distinguerlo, perché all'inizio tu non distingui, senti indistintamente, ci vogliono situazioni da laboratorio per poter, erano dei piccoli koan, zen, senza mai una vera risposta, ma era molto efficace. Allora, per gli altri parametri non strutturabili come intensità, timbro, espressione, si appoggiano su quelli strutturabili. Questo fa sì che la lettura di una partitura diventa naturalmente completamente diversa, perché tu hai dei criteri per distinguere. Se andiamo ancora avanti, ecco, questo l'abbiamo detto, perché la funziona di unificatrice, possiamo andare avanti. Sì, no, lì l'ultima frase era importante. Per via di tutte queste caratteristiche, c'è una che diceva che il suono ha una doppia appartenenza.
Io lo produco, in quel momento che lo produco è mio, è la mia iniziativa. Ma appena è prodotto, lui ha la sua vita, che deve cercare di conoscere. Questo è il mondo degli armonici. Solo se abbiamo due suoni dei leggi sull'articolazione. Bellissimo ieri nel recital del pianista di Gilberto, l'inizio della Bagatella appena senza tonalità. Visto non scrive niente di intensità, no? E cosa ha fatto Gilberto? C'è una ripetizione di due volte lo stesso motivo. Sì, mi fa, mi si fa, mi? Cioè, questo, no? Come ha suonato il secondo? Lì ha aperto qualcosa. Il secondo l'ha suonato come risoluzione. E da qui poi ha continuato a costruire, no? Allora, che cosa significa? Che sopra una ripetizione di un fenomeno ha proiettato la sua coscienza, perché non credo che fosse, naturalmente è consapevole che lo fa, ma non è nato intenzionalmente, io voglio fare questo per essere originale, no, perché era l'unica possibilità che aveva per poterlo articolare, proprio in perfetta una dimostrazione meravigliosa della legge dell'italiano, che ogni cosa che facciamo è, lo dobbiamo articolare. La più semplice forma, il vis dominante, è quella della breve, un impulso, una risoluzione. Più semplice modo per comunicare. Noi camminiamo all'albero. Poi c'è quello più complesso, un impulso, tale caratteristica che ha bisogno di due risoluzioni per risolversi. O poi, naturalmente, il contenuto dell'impulso, la qualità della figura. O l'impulso che addirittura è così importante che vibrerà su una croce, lo chiamava Cervetti della Terza, un impulso e tre risoluzioni. E qualsiasi fenomeno ritmico, periodico, formale, poteva essere ricondotto a queste quasi archetipi della nostra possibilità strutturali, perché poi i lati delle varie figure si potevano raddoppiare, si potevano ampliare, si poteva essere sullo stesso lato due colpi, si poteva essere, cioè tutti i metri irregolari potevano rientrare in questo. Questo chiaramente ci vorrebbe una vera lezione su questo. Cosa emerge alla fine? Che noi siamo dentro un flusso, in un divenire, non più una visione statica della partitura, non più anche l'intesa come ruolo di direttore d'orchestra, come il detentore della verità che adesso imprime la sua visione al gregge dell'orchestrale, molto ben descritto da Ilias Canetti, se avete possibilità di leggerlo, in potere, massa e potere, abbastanza impressionante, come viene vissuto e oggi più che mai attuale, anche le figure di direttori di orchestra che vengono promosse, molto molto attuale, non più questo, ma il direttore d'orchestra come il coordinatore in base alla consapevolezza che la reazione della tua coscienza, se riusciamo tu e io a sincronizzarci sul fenomeno suono, avremo quella reazione. Per cui è fra tutti gli orchestrali questo, se riesco a creare lo stato mindfulness, lo chiamo, riesco a creare questo stato d'animo che lascia che quello che sta nascendo sonoramente colpisca tutti a livello affettivo, ecco che sapranno come orientarsi. Naturalmente il processo noetico per portare questo richiede molto tempo. Per la nona sinfonia di Beethoven fatta dai musici, filarmonica, 20 prove. Oggi impensabile, nessuno gliela darebbe più. Ma faceva sì che quando abbiamo sentito la nona di Beethoven, era come sentirla, come avevamo già sentito in questi giorni, la prima volta. Perché ogni musicista non faceva più Freud, per rimanere in tema, no? Ma si partiva Freud, Schönergattfunken, eh? E allora Freud, Schönergattfunken, Wolfgang aus Elysium. E immediatamente, cioè, erano tutti profondissimamente commosso, per cui veniva fuori ancora questa vera emozione affettiva, che poi è quello di cui ha parlato ieri così bene Margherita, quello che c'è dietro la musica, di cui
parlare Schumann. E non possiamo più dire, perché non ci sarebbe la musica, come ha detto Schoenberg. Non dobbiamo concettualizzare. Allora, questo chiedeva tempo, non abbiamo più tempo, ma quello che abbiamo, la consapevolezza, e di questo viene attirata l'attenzione del musicista, che siamo in percorso che conosce queste tre stazioni. Adesso qui sono espressi in maniera lineare, naturalmente saranno invece, come dicevo, migliaia, valli, montagne, saranno distese, sarà una topografia, però che ha queste, senz'altro queste tre stazioni, un inizio, una fine e un culmine, da dove quello che cambia il culmine non è soltanto il gran botto, il culmine, ma ci sono dei culmini meravigliosi in pause, in pianissimo, ma il culmine è il punto dove cambia la direzione, dove non va più avanti, da dove in poi il prezzo torna all'inizio, diceva, cioè la fine dell'inizio come origine di ogni struttura. Ecco, credo che ci sia, c'è, no, non c'è più niente, vero? Bellissimo. Vabbè, c'era una risoluzione e poi, e sarebbe questo, vediamo se lo prende. Questa fine della
diceva ieri, parlava Margherita Chiappetti, dice, voi applaudite, applaudite il compositore, no? Non me. E Cevila che diceva, voi applaudite, cioè l'orchestra, lui continuava, rimaneva con la schiena verso il pubblico, con grande scandalo del pubblico, e applaudiva, cioè durava dicendo 10 minuti, faceva alzare ogni singolo musicista che aveva fatto qualche cosa, dopodiché si metteva in fila con l'orchestra e se ne andava. Cioè questa era perché diceva, la musica la fanno loro. Questa naturalmente significava anche una presa di responsabilità da parte dell'orchestra, e pochi purtroppo, bisogna dire, con la nostra, credo profondamente, in molti rapporti falsa esibizione musicale, le persone dopo non sono più capaci di prendersi la propria responsabilità, e la nostra idea sarebbe di cercare di fare qualcosa in questi campi. Grazie mille.